Su questa iniziativa dobbiamo ringraziare Confcommercio e Confesercenti che si sono resi strumenti consenzienti, ecco, per realizzare questa rete finalizzata a creare un pacchetto di opportunità e quindi creando le condizioni per rimanere a Mantova più di un giorno. Quindi si potrà venire a vedere la mostra di Miró. Comperando il biglietto e comperando la Miró Card si potranno usufruire di sconti in tutti gli esercizi convenzionati, sia a livello di ristoranti, sia a livello di alberghi, sia a livello di opportunità di visite turistiche, e quindi c'è la possibilità di fermarsi a Mantova anche per visitare meglio Palazzo Te, il Museo San Sebastiano, il Teatro Bibbiena, la Biblioteca Teresiana e ovviamente, perché no, il Palazzo Ducale. È la mostra, per usare il linguaggio della moda, autunno, inverno, primavera, se così possiamo dire. Vi sarà la possibilità di usufruire di diversi format, sia la visita tradizionale, anche la visita promozionale, anche per gruppi, per aziende, e naturalmente percorsi speciali sono fatti per i vari livelli scolastici, quindi dai bambini ai più grandi, ecco, perché Miró è un artista che si presta a essere, diciamo così, promosso, visitato, studiato, interpretato anche a livello educativo più ampio. Fa da ponte con l'iniziativa di Expo 2015, perché proprio domani avremo modo di presentare a Milano l'iniziativa che si terrà a Mantova, promossa nell'ambito del circuito culturale proprio di Expo 2015, il cosiddetto Museo della Follia, che troverà la sua sede nel Palazzo della Ragione. Molto bello il fatto che proprio nel Palazzo della Ragione ci sia il Museo della Follia. È un'iniziativa voluta dall'amministrazione regionale guidata da Maroni e per la parte cultura è un'iniziativa voluta da Vittorio Sgarbi. L'amicizia simpatica, insomma, che mi lega a Vittorio Sgarbi ha portato a raggiungere questo risultato, che è un risultato positivo, perché un conto è veicolare le iniziative con le sole forze che abbiamo noi, un conto è poter usufruire e beneficiare della comunicazione propria di Expo 2015.